Ecco, la Caritas noi la diamo per scontato che ci sia, e invece dietro la Caritas c'è un durissimo lavoro, c'è tanta gente che ci mette la passione, il cuore, l'anima, la fede soprattutto. L'esigenza di questo convegno oggi è per toccare sicuramente un tema che riguarda sempre e comunque gli ultimi. Mettere in comune le buone prassi. In questi giorni sono a Reggio Calabria tutti coloro che nel mondo Caritas, dalle Alpi fino a Lampedusa, sono impegnati sul fronte dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti. E per noi diventa un'occasione veramente bella, intanto per allargare gli orizzonti e per dare un segnale positivo della possibilità che l'integrazione non è un'utopia, non è impossibile, ma è una realtà concreta. Dobbiamo sognare e lavorare per un'Italia e un'Europa aperti. Ecco, chi si avvicina a voi si avvicina poi anche alla fede, oppure sono due cose separate secondo lei? Noi siamo pronti a lavorare con tutti coloro che mettono al centro la persona umana, siano essi cristiani, cristiani di altre confessioni non cattoliche, di altre religioni, anche non credenti. La dimensione fondamentale è quella di ritrovarci attorno alla dignità della persona umana. Poi il Signore suscita, apre i cuori e ognuno lo cerca interiormente. Grazie.